Abbiamo visto quanto un soggetto non iscritto a particolari albi riservati alle discipline medico-sanitarie possa spingersi nel praticare massaggi per il benessere fisico e nell'applicare il taping elastico. Oggi vedremo di rispondere alla domanda su se e come il laureato in scienze motorie possa prescrivere o comunque consigliare una dieta alimentare. Questo è un settore in cui dobbiamo stare molto attenti, perché qua le normative e anche le sentenze, quindi la giurisprudenza, sono molto più chiare e molto più stringenti. Nel nostro ordinamento, infatti, tutto ciò che riguarda la prescrizione di una specifica particolare dieta alimentare è riservato a tre particolari figure, che sono quella del dietologo, del dietista e del nutrizionista. Queste tre figure si differenziano ovviamente per il titolo di studio e per il tipo di abilitazione conseguita, e ognuna di queste tre figure ovviamente ha dei limiti alle proprie competenze. Ovviamente la dieta intesa come prescrizione medica è ovviamente riservata al dietologo. Cosa può fare quindi il libero professionista laureato in scienze motorie ma non in possesso di determinati titoli e abilitazioni? Può limitarsi a dare dei consigli generici e generali sul tipo di alimentazione dei propri clienti, stando attento a non andare mai a prescrivere una dieta alimentare, a non specificare mai nemmeno la composizione di un singolo pasto, perché se facesse questo rischierebbe di venire incolpato di esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta l'abilitazione da parte dello Stato, e quindi vedrebbe scattare anche una sanzione penale. Dovrà quindi limitarsi a dare consigli generali senza mai andare a prescrivere pasti e diete specifiche.